La scorsa settimana videmmo anche una tragica notizia, quella della morte di un operaio edile, Salvatore Cuscè, lavorava in Piemonte, in un cantiere, insomma, purtroppo ustioni serissime hanno provocato la sua morte. Aveva 34 anni, un operaio di Rocca Bernarda, e proprio a causa, diciamo, di questa tragica notizia, poi nei giorni successivi si è tenuto una sorta di sciopero simbolico dei lavoratori del terzo megalotto della statale 106, parliamo della Sibari-Roseto-Capospulico. Un fermo, diciamo, non solo per ricordare Salvatore Cuccè, che fra l'altro era iscritto alla fillea CGIL, ma per tutti quelli che in questi anni purtroppo hanno perso la vita sul posto di lavoro. E segretario e celebre, intanto grazie per essere con noi e per avere accettato il nostro invito. Io dico, ai noi, mi sa che continueremo a dover raccontare di altre tragedie. Buon pomeriggio. Ma buon pomeriggio a lei e buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Dicevo appunto che Fillea chiede giustizia, ma vuole anche delle norme certe. Evidentemente le disposizioni di legge in Italia non sono ancora mature, non sono ancora sufficienti. Ma intanto ancora una vita che si frantuma, l'ennesima famiglia che purtroppo piange i loro figli, no, a causa di un incidente purtroppo avvenuto sul luogo di lavoro. E come sempre su quello che è successo a Salvatore occorrerà attendere le indagini, ma sicuramente se si fosse confermata l'assenza di soccorso immediato, l'assenza di un'ambulanza che è arrivata in ritardo su quel luogo di lavoro, è chiaro che così non possiamo continuare. La politica non può restare a guardare quello che purtroppo sta succedendo e succede tutti i giorni nel nostro paese e anche purtroppo in Calabria. Ecco, a proposito proprio di questa diciamo, distinzione diciamo, numerica, ecco, che lei fa, ovviamente la tragedia che ha colpito Cuccè riguarda un territorio del grande e opulento nord, però giustamente Fillea, lei segretario, sottolinea sempre che queste morti bianche nel Mezzogiorno, in Calabria in particolare, sono in numeri ancora più preoccupanti, e quindi c'è anche da questo punto di vista una divaricazione nord-sud. Assolutamente sì. Noi nei giorni scorsi, venerdì, abbiamo anche proclamato uno sciopero di un'ora in un cantiere del terzo megalotto, come dicevate voi all'inizio, perché in quel cantiere c'è la stessa azienda che purtroppo in questo momento sta lavorando, o per fortuna, nel terzo valico. E noi tutti i giorni siamo in trigea e anche qui sul cantiere del terzo megalotto diciamo che la sicurezza non può essere considerata un costo, ma deve essere considerata una priorità per la vita dei lavoratori e delle persone, perché il lavoro è dignità e come tale deve essere trattato. Abbiamo qualche problema, speriamo di poterle fare. Io, ringraziandola intanto per la disponibilità, le faccio un'ultima domanda, perché dunque, questa è la posizione di Fillea CGIL, ma voi siete usciti anche recentemente con un documento unitario insieme alla FENEAL UIL, sempre rispetto a questi temi. Assolutamente sì, perché sono quelle cose che stiamo denunciando tutti i giorni e lo continueremo a fare. Ma abbiamo bisogno anche dello Stato, abbiamo bisogno anche della politica perché c'è bisogno di norme. Noi più volte abbiamo richiesto che c'è bisogno di una patente a punti per quelle aziende che rispettano le regole, ma soprattutto c'è bisogno che si intervenga anche sul fatto che un infortunio mortale sul lavoro spesso non è una fatalità. E quindi chiediamo al governo, chiediamo, come dire, alla politica che si possa introdurre l'omicidio colposo sui luoghi di lavoro, così come è stato fatto per l'omicidio stradale. Solo così potremmo fare giustizia a Salvatore e purtroppo ai tanti Salvatore che muoiono ogni giorno pur di guadagnarsi un pezzo di pane, ma non tornando a casa. Grazie, chiudiamo proprio così con queste parole, con queste sue parole, segretario. Le auguro ovviamente buon lavoro e buona difesa del mondo del lavoro. Grazie ancora a Simone Celebre, il segretario Grazie a voi, regionale. grazie a voi.